Penso che possiamo iniziare. Benvenuti a tutti. Vi ringrazio di essere qui. Per noi è molto importante questa vostra presenza. Il seminario di oggi è dedicato alla pace, risultato di una relazione. Vorrei solo dire due parole per spiegare come è nata questa iniziativa, poi lascerò la parola all'amico e collega professor Paolo Montuschi, che ci porterà i saluti del Dipartimento. Lui attualmente è vice direttore, è stato per lungo tempo direttore del nostro Dipartimento. E poi iniziamo con le tre relazioni previste. Bene, come è nato questo seminario? È nato da una personale mia fortuna di conoscere due importanti studiosi, che sono il professor Giorgio Gallo, che è professore di ricerca operativa. Possiamo definire la ricerca operativa un po' come la scienza che studia i sistemi, quindi l'analisi dei sistemi, e il dottor Piero Ferrero, che è uno psicologo, in particolare uno psicodinamico. Dicevo che ho avuto la fortuna di conoscere questi due esimi studiosi, ma dire conoscenza è dire poco, perché li considero veramente due sinceri e profondi amici. E devo dire che questa amicizia si è ulteriormente rinsaldata in questi ultimi due o tre anni, che sono stati anni per me non così facili. Quindi grazie a Giorgio e grazie a Piero per questa dimostrazione di affetto. Io personalmente, ma come me penso tutti noi, credo fortemente nel dialogo tra discipline diverse. Qui abbiamo a che fare con due discipline che all'apparenza sono molto lontane: l'analisi dei sistemi e la psicodinamica. Che cosa hanno in comune? Bene, abbiamo cercato di dare una risposta con questo seminario a questa domanda di base. Ho indicato Humanities perché voglio citare un'iniziativa che io considero molto importante del Politecnico di Torino, che ormai da parecchi anni ha introdotto delle discipline che chiamiamo Humanities proprio per fornire ai nostri futuri ingegneri anche quella componente più, diciamo, umanistica che in genere manca negli studi di ingegneria. Quindi la risposta che ci siamo dati, che personalmente io mi sono dato a quale legame esiste tra queste due discipline apparentemente così lontane, è la seguente: entrambe si occupano di analisi di sistemi di relazioni. Questo emergerà molto chiaramente nella prima relazione di Giorgio Gallo e poi verrà... Non funziona. Riuscite comunque a sentirmi? Adesso Franco bravissimo interviene e risolve il problema, ma io vado avanti. Dicevo, questo aspetto dell'analisi di sistemi di relazione emergeva molto chiaramente dalle slide dell'intervento di Giorgio Gallo, ma anche dei due interventi successivi. Quando parliamo di relazioni, intendiamo relazioni che possono essere le più diverse tra di loro e possono realizzarsi a diversi livelli, ma comunque hanno un minimo comune denominatore che per noi è l'uomo. Quindi parleremo in sostanza oggi di relazioni umane che stanno alla base dei processi di pace. Intendo personalmente pace non solo come situazione di assenza di conflitti, ma qualcosa di più complesso e profondo che credo che emergerà chiaramente nei tre interventi dei nostri relatori. Quindi il filo conduttore del seminario, per concludere, è lo studio della pace come risultato di un sistema di relazioni. Questa è un po' la caratteristica e vuole essere un po' anche la novità dell'incontro di oggi. Certo, quando parliamo di sistema di relazioni non possiamo non considerare il vasto mondo di sistema di relazioni basate sull'informazione e quindi l'information technology e quindi il mondo di internet. Per questo motivo sono molto grato della sua presenza, attraverso l'amico e collega Juan Carlos De Martin, che è direttore del Centro Nexus su Internet e Società, che ha contribuito in maniera significativa alla realizzazione di questo seminario,
è stata invitata la professoressa Maria Rosaria Taddeo, che è qui, e che ci parlerà di un argomento di grande attualità e di grande interesse e di grande novità, che è la cosiddetta cyber o internet peace, quindi la pace attraverso internet. Bene, penso che questo sia un buon modo per festeggiare e celebrare assieme i 25 anni della nascita di internet. E qui c'è una piccola chicca, forse qualcuno di voi già la conosce. Questo è il documento che risale al 12 marzo 1989, quindi sono 25 anni tra pochi giorni, di Tim Berners-Lee del CERN di Ginevra, e questo è, diciamo, il battesimo, l'atto di nascita, se vogliamo, del WWW, del World Wide Web, quindi di internet. Concludo con dei ringraziamenti che non sono formali, ma sono veramente sentiti da parte mia e da parte nostra. Innanzitutto ai tre relatori che hanno accettato questa bella, vorrei chiamarlo sfida, ma non posso perché c'è un articolo di Piero che ci invita a non usare questo termine, poi magari ci spiegherai. Quindi tre relatori, il centro Nexa su internet e società, in particolare il suo direttore, lo so, Juan Carlos De Martin, che è qui. Il Dipartimento di Automatica e Informatica che ci ospita e che ha contribuito in maniera significativa all'organizzazione del seminario, e in particolare il professor Paolo Montuschi, che, come dicevo, è stato per lunghi anni un nostro bravissimo direttore e ora funge da vice direttore del Dipartimento e ci dirà due parole tra poco. Naturalmente ringrazio il Politecnico di Torino per aver creduto in questa iniziativa. E un grazie particolare a Giuseppe Futia, che è questo bravissimo ragazzo che sta riprendendo in questo momento, che ha curato tutta la comunicazione del seminario su web e anche non su web, e anche cartaceo. Concludo di nuovo ringraziando tutti e ciascuno di voi in particolare per essere qui presenti e così numerosi, e visto che oggi è il 7 marzo, auguri a tutte le signore presenti per l'8 marzo, ma anche ai signori per la loro componente femminile, che penso non sia trascurabile. Grazie e buon seminario. Paolo Montuschi, se vuoi dire due parole per cortesia. Grazie Roberto. Il Dipartimento è assolutamente onorato di ospitare questo seminario, anche perché oltre ai contenuti scientifici va ben al di là e propone un tema assolutamente caldo. Il Dipartimento è il principale sponsor del centro Nexa grazie all'iniziativa del professor De Martin, e quindi un ulteriore, diciamo così, ringraziamento da parte del Dipartimento e dei suoi componenti per tutto l'impegno profuso nel corso di questi anni. Quella che vedete è la sala più grande del Dipartimento, che si affaccia, nonostante appunto per motivi di visibilità delle slide, si affaccia sulle nostre bellissime montagne che ci circondano, che ci ricordano che cos'è la bellezza e soprattutto quando noi siamo piccoli di fronte a quello che è la bellezza del creato. Fermarsi un attimo quindi a riflettere su questi temi ha un senso molto più profondo rispetto a quello che noi magari da scienziati a volte aridi come computer engineer o automatici o ricercooperativisti abbiamo nel nostro DNA e nella nostra vita. Io ho chiesto al professor Meo, che è stato il maestro di tutti qui in Dipartimento, è il professore emerito, è il decano, io direi anche il fondatore del Dipartimento, anche se lui dice non sono così vecchio, di dire due parole. Il professor Meo è stato il presidente dell'Accademia delle Scienze, sono passato nel suo ufficio perché ho la fortuna di condividere un muro di confine tra i nostri due uffici, e gli ho detto vieni su e fai tu la parte scientifica di introduzione e di saluto del Dipartimento. Ho lasciato i due o tre studenti con i quali stavo colloquiando in stand-by, e quindi gli ho chiesto di essere qui, anche se purtroppo non potrà partecipare, ma vedremo le registrazioni a quello che è il seminario. Sulle piccole cose io sono sempre fortunato. In questo caso la mia fortuna è rappresentata dal fatto
che ieri e l'altro ieri ho partecipato a due densissime manifestazioni presso l'Accademia delle Scienze, il cui tema era strettamente collegato al tema di oggi. L'altro ieri, conferenza del ciclo Il Mercoledì della Scienza all'Accademia delle Scienze, responsabile professor Ferdinando Rossi, sul tema la guerra. Sembra un po' in antitesi rispetto al tema di oggi, dedicato prevalentemente alla pace, però chiaramente le finalità sociali di quel discorso sono esattamente le stesse di quelle di oggi. Il professor Ferdinando Rossi, che avrebbe dovuto tenere la sua conferenza appunto l'altro ieri, è morto 15 giorni fa. La sua conferenza è stata quindi tenuta da 4 suoi allievi. Ieri invece è stato presentato l'ultimo libro di Augusto Viano sul tema La scintilla di Caino. Ancora una volta il tema della guerra è stato ripreso. Potrei parlarvi per delle ore, ma perché ho sentito tante di quelle cose veramente interessanti in queste due giornate molto fitte. Mi soffermo solo su qualche punto tutto sommato marginale che però ha attratto la mia attenzione. Nella conferenza dell'altro ieri erano presenti 3 relatrici, una biologa, una filosofa, una sociologa e un relatore maschio che era invece un economista. Quindi il taglio era prevalentemente di tipo umanistico. Interessante però il discorso di tipo biologico, chiaramente essendo io un tecnologo mi ha attratto più degli altri aspetti del dibattito e della conversazione. Esempio, la dottoressa biologa ci ha raccontato come qualmente in molte popolazioni del Medio e dell'Estremo Oriente sia diffuso un gene diabolico che viene chiamato il gene di Gengis Khan. In realtà la tomba di Gengis Khan non è mai stata ritrovata. Tuttavia la diffusione di questo gene, che sembra estremamente legata all'aggressività umana, è veramente impressionante. Altri aspetti interessanti di quella relazione sono legati al ruolo della donna. La donna è intrinsecamente meno portata alla guerra. Ha riportato dei dati relativi agli Stati Uniti d'America, oltre l'80% degli omicidi sono di mano maschile. Ha riportato inoltre esperimenti sul vivo, fatto su topini, ahimè poverini, che mostrano come ugualmente i topini sono molto aggressivi per natura. Ma se vengono castrati perdono il testosterone e ritornano pacifici, così come sono le topine. Se a un certo punto a un topino castrato viene iniettato del testosterone, ritorna aggressivo e violento come era prima, quando aveva ancora le palline. E altri discorsi di tipo scientifico veramente interessanti sono stati proposti in quella circostanza, per cui chi fosse interessato si aspetta un paio di giorni e si collega al sito dell'Accademia delle Scienze, potrà rivedere tutti gli interventi. Nella scintilla di Caino, cioè nella presentazione del volume di ieri, il discorso era un pochino diverso. Qui è stato centrato essenzialmente sulla coscienza. Che cos'è la coscienza? Questo è un aspetto misterioso, ma mi è parso di intuire che tutto sommato la tesi del relatore, la tesi dell'autore del libro, fosse quella di dimostrare come ugualmente la coscienza sia un alibi per orrende malefatte. La coscienza sta alla base delle guerre di religione, la coscienza sta alla base dei misfatti che si compiono ogni giorno anche nelle aule di giustizia, la coscienza sta alla base gli stupri di massa veramente impressionanti, non conoscevo i dati, ma proprio in occasione delle guerre vengono praticati sistematicamente gli stupri di massa, secondo qualcuno finalizzati a sostituire la vecchia popolazione, la popolazione sconfitta, con una popolazione nuova.
Dal punto di vista scientifico l'interesse è ritornato alto con la relazione di Alberto Piazza, proprio nella giornata di ieri. Alberto Piazza, che è il presidente dell'Istituto di Genetica Umana, che ha affrontato la questione della propensione alla violenza e alla guerra in termini genetici e si è posto la domanda di che cos'è la coscienza, dove sta la coscienza. Ha mostrato degli esperimenti secondo i quali la sede della conoscenza è in una certa area del cervello. Vi devo confessare che questa parte del discorso, questa locazione in una parte del cervello, mi lascia molto perplesso. Vi devo confessare che quando sento parlare del dibattito natura versus cultura resto sempre più perplesso. Non sappiamo veramente nulla, non sappiamo dove finisce l'epigenetica, dove finisce la natura e dove inizia la cultura. Per convincerti pensiamo a un solo dato: il numero di atomi dell'universo è 10 elevato a 88 e sta scritto in un numero decimale di 88 cifre. Dentro ciascuna dei nostri 100.000 miliardi di cellule, io sto pensando a uno un po' più grassottello di me, ma insomma, 100.000 miliardi di cellule, sta scritto un numero, sempre esattamente lo stesso. Sapete quanto è grande quel numero? Come 2 miliardi e 100 milioni di cellule. Siamo lontanissimi dal capire a livello fisico come funziona il nostro cervello, come funziona il nostro cervello. I sistemi biologici sono enormemente più complicati, per cui almeno per ora siamo costretti ad appoggiarci a riflessioni prevalentemente di carattere sociologico, filosofico, politico. Grazie. Ringrazio i professori Montuschi e Meo. Possiamo iniziare con la parte scientifica. Il primo relatore è il professor Giorgio Gallo. Giorgio Gallo è professore di ricerca operativa all'Università di Pisa ed è stato cofondatore del primo corso di laurea in Scienze per la Pace in Italia. Questo corso di laurea presso l'Università di Pisa si è fatto all'anno 2000, se non sbaglio, 2001, e poi è stato l'esempio per la generazione di numerosi altri corsi di laurea dello stesso tipo, non solo in Italia ma anche all'estero. Quindi siamo molto contenti di averti qui, Giorgio. Grazie. Grazie a te, veramente, Roberto, grazie per le gentilissime parole, affettuose parole che hai detto all'inizio. E devo dire che mi ha fatto anche piacere, mi è andato già via, a rivedere il professor Meo, che ricordo dai tempi lontanissimi dei progetti finalizzati in informatica, era proprio una era geologica fa praticamente. E inizierei con una battuta. Roberto ha parlato del dialogo fra le discipline, che potremmo dire è il dialogo fra oggetti che non esistono. Popper è molto chiaro, dice le discipline non esistono, sono modi che ci servono per amministrare, quindi facciamo dibattimenti, esistono i problemi. In realtà il dialogo è importantissimo ed è soprattutto un dialogo fra persone che si occupano di problemi diversi, che hanno competenze diverse e che hanno anche modi di vedere la realtà diversa. Ora, in questa chiacchierata, Roberto, ti prego, quando sono arrivato a 25 minuti, segno 5 minuti alla fine, io riesco poi a non fermarmi più. Il discorso che cerco di fare è un discorso, non si vedono, che è centrato ovviamente su questi termini che abbiamo usato, la relazione, il sistema, e cercherò di far vedere come in realtà sistema e relazione sono cose estremamente connesse. Vediamo se riusciamo ad avere comunque una slide. Nessun panico, siamo in un dipartimento di informatica. Anche io vengo perché il dipartimento di informatica, dove è normale trovarsi in questo tipo. Comunque ti assicuro che prima si vedevano. Io quando ho chiesto, ma siamo sicuri che ci sia? Sì, non c'è problema. In effetti le prove funzionano sempre benissimo.
posso prendere il mio, se serve. Questi gruppi non ballano. No, abbiamo fermato il cronometro. No, perché la prima slide mi faceva piacere che si vedesse, poi magari posso anche... All'inizio mi servono le slide, poi posso anche farne a meno, ma le prime mi servivano, devo dire. Perché qui c'è un oggettino, una scatolina che ha una serie di figure, si parte dalla libellula, si passa per diversi uccelli sempre più grandi e si arriva a un F35. Questo lascia un po' perplessi. Va bene, allora posso passare al prossimo? Okay. Okay. Certo. Questo che ecco, ora possiamo partire col cronometro. No, volevo partire con questa slide che mi sembra interessante anche da un altro punto di vista. Pensavo a quello che ha detto prima il professor Meo. Ashley Montague è un personaggio di estremo interesse, è un biologo, e nel 42 ha scritto uno splendido articolo sul Scientific Monthly, American Scientific Monthly, qualcosa del genere, non mi ricordo, ma insomma su una rivista americana di scienze, in cui parla della guerra, è il 42, e sostiene in maniera molto netta, con molte argomentazioni, che la guerra è la cosa più innaturale che ci sia. Cioè, l'idea che la guerra sia naturale, che sia anzi il modo con cui la natura va avanti, progredisce, un'igiene, l'igiene del mondo, delle popolazioni, come qualcuno diceva, è privo di senso. La guerra è sostanzialmente un prodotto culturale, e lo fa in maniera attivata da biologo. Lui è un antropologo fisico, non un antropologo culturale. E giustamente osserva Giannotto, guardate, l'universo per noi, per questo ho preso questa frase che si collega bene a quella di Martin Buber, l'universo che noi vediamo è sostanzialmente un sistema in evoluzione, con processi per cui cambia, in cui nulla è fisso, ma un sistema di relazioni sostanzialmente. Ecco, il discorso della relazione è estremamente importante, è collegato a quello di sistema. In realtà il sistema non è un oggetto chiaramente definibile, ma è un sistema di relazioni che cambia. E voglio partire con un esempio, andare proprio sul concreto. Puoi puntare qua. Quale? Ah, scusa. Così? No, questo qua, la freccia, e questo è... Scusa. Che tecnologia. Allora, tutti ricordiamo ovviamente gli attentati, le torri gemelle, eccetera, eccetera, ha cambiato la nostra vita. Beh, ciascuno si rende conto, basta prendere un aereo. La differenza tra prendere un aereo oggi e prendere un aereo prima
dell'evento. E guardate, a questa guerra, a questo attentato si potevano dare e si sono date in qualche modo risposte diverse. La prima, e qui ho preso, pensiamo a Torino, un'intervista fatta da un giornalista della stampa, Molinari, a James Wolfson, che era allora il presidente della Banca Mondiale, quindi non era un rivoluzionario, un gruppettaro, un non global, eccetera, e quale risponde in maniera molto chiara: ma che cos'è, cosa significa questo che è successo? Lui dice una cosa: l'11 settembre, riuscite a leggere qua, è come se a Wall Street fosse sbarcato l'Afghanistan. Non si può ignorare più il sud del mondo. Il terrorismo si può vincere in un solo modo, diminuendo la povertà. E lui dice a questo punto: guardate, questa guerra si mostra con il volto di Bin Laden, ma in realtà questi sono solo i sintomi. La malattia è lo scontento che avvenga nell'Islam e più in generale nel mondo dei poveri. Vincere la guerra significa occuparsi delle radici di questa protesta. Questa che risposta è? È una risposta che apre la relazione, che riconosce la relazione, che apre al rapporto, al confronto. Non è stata l'unica e non è stata quella che ha vinto. L'altra è quella che ha vinto poi. La narrazione alla fine, che è passata un po' dovunque, è questa. Gli americani si chiedono perché loro odiano noi. Loro ci odiano proprio per quello che vedono di buono qua. E poi continua: loro odiano le nostre libertà, la nostra libertà di religione, di parola, eccetera, eccetera, di voto e così via. Qui c'è chiaramente noi e loro, non c'è nessuna comunicazione, non c'è relazione, non è possibile pensare a nessuna relazione. Questa è un'altra narrazione, e questa è la narrazione che alla fine ha vinto, è passata da tutte le parti. Abbiamo cominciato a parlare tutti di guerra al terrore, come se esistesse questa cosa astratta, il terrore, e non invece tutta una serie di persone, di gruppi, eccetera, che in qualche modo operavano per ottenere degli scopi, ma si collegavano a qualche cosa. Il risultato è stato quello che abbiamo visto: la guerra in Afghanistan. Tenete presente, la guerra è immediatamente successiva, dopo 2 o 3 mesi si comincia questa guerra, e nel 2003, nel maggio mi sembra, Bush fa un discorso su una nave da guerra, su una portaerea, mi sembra, dicendo: missione compiuta, abbiamo vinto, nel 2003. Il 2003 quasi pone più o meno qui. Queste sono le perdite dei soldati della coalizione, sostanzialmente in gran parte americane. Dopo, vedete che si arriva a un picco qui, siamo più o meno al 2010-2011. Ecco, questa era la missione compiuta. Perché? Ma non solo, chiediamoci un'altra cosa. È vero che in Afghanistan in qualche modo Al-Qaeda è stata distrutta apparentemente. Tra l'altro, guardate, era veramente una struttura molto burocratica, c'erano uffici, eccetera, tutto smantellato. Continua ad essere più forte di prima, ha semplicemente cambiato. E cosa è successo? A questo punto si è spostata. Quello che era concentrato qua ce lo troviamo in Mali, in Nigeria, ce lo troviamo in Libia, ce lo troviamo ora anche in Siria, in Yemen, in Somalia, eccetera. Perché tutto questo? In realtà c'è stata una incomprensione, incapacità di capire la complessità sistemica di una realtà. E il discorso che chiude la relazione chiude anche la capacità di comprendere. Non si è capito sostanzialmente, innanzitutto, la complessità della situazione in Afghanistan, eccetera. Pensate che ci sono le elezioni in Afghanistan fra poco, e dei 10-11, mi pare, 12 candidati, almeno 6 all'interno del loro gruppo, dei loro ticket, diciamo così si chiamano, ci sono almeno 6 dei vecchi signori della guerra che si sono macchiati dei crimini più orribili e che continuano ad essere lì. Ma soprattutto quello che non è stato colto è il fatto che il sistema, quello in particolare, è un sistema aperto, tutti i sistemi sono aperti, interagiscono con l'esterno. E quello che è successo nei fatti è che quell'azione ha in realtà aumentato il prestigio di Al-Qaeda e ha permesso che si diffondesse.
ma non è stato considerato, e qui anche qui il discorso sistemico, considerare effettivamente la molteplicità di variabili, di realtà, di componenti all'interno dei sistemi, tutta una serie di parti. La situazione esplosiva in tutto il Nord Africa e nel mondo arabo è dovuta a una serie di elementi, le dinamiche demografiche, l'educazione. Credo che quando cresce l'educazione si arriva a situazioni di stabilità che possono portare a situazioni positive o anche a scontri. E la situazione di altissima disoccupazione, soprattutto giovanile, sono quelle cose che poi avrebbero portato un po' di tempo dopo alle rivolte arabe, quelle che giornalisticamente in maniera più infelice sono state chiamate le primavere arabe. Cioè è una situazione, queste cose potevano essere capite. Per esempio, si sapeva perfettamente che già in Algeria avevano operato militanti che venivano dall'Afghanistan, cioè come in realtà ci fosse una situazione estremamente porosa. E il punto è che molto spesso noi tendiamo a vedere le cose in maniera meccanica, deterministica, meccanicistica. C'è un bell'articolo, in realtà è derivato da una sua conferenza, molto bella devo dire, di Popper, che proprio ha come titolo di Nubi e di orologi, o Clouds and Clocks. Il discorso è, guardate, noi abbiamo una realtà complessa, il rischio che noi abbiamo è di pensare che sia come un orologio. E in effetti alcune cose funzionano come un orologio, per esempio l'orologio stesso. E in parte anche alcune cose, per esempio un computer, abbiamo visto che il computer non è esattamente un orologio, perché funziona ogni tanto. È una nuvola. Non sempre, è più una nuvola. Dall'altra parte ci sono le nuvole, che sono veramente il caos, il disordine, eccetera. In realtà poi c'è tutta una realtà in mezzo, e la nostra presunzione è quella di pensare che tutto sia un orologio. Se qualcosa ci sembra più nuvola, è semplicemente perché ancora non la conosciamo, ma poi la conosceremo. C'è stata una conferenza di scienziati nel 1850 circa, che aveva concluso con un proclama dicendo: tutto è conoscibile, si tratta di arrivarci certamente entro gli inizi del 1900, avremo conosciuto tutto. Beh, sappiamo che non è proprio così. Dall'altra parte c'è anche il rischio di pensare invece che tutto sia nuvola. In realtà la situazione è molto più complessa, ora vedremo alcune cose, ma questo ha a che vedere anche col modo con cui noi ci rappresentiamo la realtà anche a livello internazionale, la realtà politica. Jackson è un esperto di terrorismo internazionale, è diciamo il fondatore dei cosiddetti critical terrorism studies, che sono gli studi del terrorismo che cercano di rompere quella che è la narrazione più comune, di metterla in discussione. E lui usa una metafora che è diversa, ma ha dei punti di contatto con quella dell'orologio di Popper, che sono le palle di biliardo sostanzialmente. Noi immaginiamo che gli stati, in realtà la politica internazionale è organizzata come una tavola di biliardo, ci sono stati che sono oggetti ben definiti, chiaramente omogenei al loro interno, si muovono, urtano e possiamo calcolare tutti gli spostamenti. E beh, giustamente dicevo, la cosa non è così, la situazione è molto più complessa. E muovendoci sempre nella direzione, ecco, e qui volevo dire anche, il focus di questo tipo di approccio è sull'essere, sulla sostanza, sull'essenza delle cose, non c'è filosofia dell'essere, possiamo dire, non sulle relazioni. In realtà la situazione è molto più complessa, noi ci troviamo di fronte, in mezzo fra le nubi e l'orologio, a sistemi di attività umane in cui c'è un po' di tutto, perché da un lato hanno certamente un minimo di struttura logica, ci sono delle relazioni interne definite, anche delle gerarchie, ma questa struttura è in parte il frutto di un processo caotico. Dicevo qualche minuto che un processo una decisione è un caos di intenzioni, obiettivi, ma anche accidenti, casualità. E infatti è questo. Quando qualcuno ci spiega che sì, questa cosa è successa perché qualcuno l'ha pianificata, le cosiddette teorie del complotto, di cui parla anche Popper, dice una cosa che non ha senso. In realtà qualsiasi decisione, qualsiasi situazione è il prodotto di un insieme di azioni, movimenti, di processi, eccetera,
E questo tipo di sistemi non sono deterministici, ma perché? Non fosse altro perché in mezzo c'è l'essere umano, c'è la cultura, i valori che c'ha, la volontà, gli obiettivi. E l'essere umano è imprevedibile. E gli economisti spesso con la microeconomia tendono a semplificare: l'essere umano è razionale, ha certe caratteristiche, e massimizza la sua funzione di utilità. Nessuno sa bene cosa sia proprio la funzione di utilità, ma insomma, la si massimizza la funzione di utilità, che ha caratteristiche simpatiche sul piano matematico, per cui il risultato è sempre uno stato finale unico. E la realtà invece è molto più complessa. E quello che accade è che queste, le palle di biliardo di cui parlava Jackson, in realtà al loro interno sono complessissime. C'hanno le persone, c'hanno i gruppi, c'hanno obiettivi contrastanti, ma non solo, non sono lisce, sono porose e comunicano fra di loro. E lo vediamo in realtà, perché la situazione è complessa. Pensiamo per esempio alla nascita di cui parla Richard Falk, di questa globalizzazione della civiltà civile, della società civile, la società civile globale, i movimenti, per cui le cose non sono riconoscibili all'interno di schemi molto stretti, troppo stretti. E ci sono alcuni elementi poi, e qui vedete, il focus in questo caso non è sull'essenza, ma è sulle relazioni e soprattutto sui processi, perché le relazioni cambiano continuamente. E in realtà ci sono tutta una serie di elementi, l'apertura quindi del sistema, ho detto, ma ci sono anche, dunque, ecco un'altra cosa che è estremamente importante, poi parlo, che i sistemi, dicevo appunto, non sono entità ontologiche, sono costruzioni sociali. Questo è un altro discorso molto importante. Il sistema noi non possiamo definirlo in maniera estremamente chiara, come se fosse lì un oggetto. Siamo noi che in qualche modo gli diamo forma, cioè noi ci poniamo di fronte alla realtà, questa realtà è complessa, e siamo noi che in realtà diamo forma al sistema sulla base della nostra cultura, della nostra capacità di cogliere, di operare, di capire le relazioni. Altra cosa importante, non possono essere compresi al di fuori del discorso, del linguaggio che usiamo, anche il linguaggio diventa fondamentale. Spero di riuscire a tornare un pochettino. Sono sistemi sostanzialmente aperti, prendono input dall'ambiente. Scusate se alcune delle slide sono in inglese, ho riciclato delle cose che avevo, giustamente, insomma, d'altra parte siamo in una società che deve riusare il più possibile, riciclare, trasformano e poi forniscono input. È un punto fondamentale legato a quello che dicevo, è il problema dei confini. I sistemi non sono dati, siamo noi che li costruiamo, ma siamo noi che dobbiamo decidere cosa in questo momento è di interesse, come rapportarci, ma cosa pensiamo che sia importante. E chiaramente noi possiamo andare all'infinito, perché ogni sistema è sotto sistema di un sistema più grande e così via all'infinito, e ogni sistema può essere decomposto in sistemi più piccoli, e dobbiamo fare delle scelte. Ecco, questo diventa importante, ma questo significa anche una cosa importante: facendo delle scelte significa anche dire quali conoscenze, quali competenze sono necessarie per capire una situazione, per lavorarci, eccetera, quali attori o portatori di interesse devono essere inclusi. Pensate a un conflitto, della Colombia, per esempio. E allora lì certamente c'è il governo, ci sono le FARC, cioè questi gruppi, diciamo, di guerriglieri rivoluzionari, eccetera, ma ci sono i narcotrafficanti e ci sono anche le milizie della destra. Questi sono degli attori. Possiamo pensare che questi, mettendoli al tavolo del trattativo, risolvono i problemi. Ma un minuto, è il popolo, è la gente, è i villaggi. Ecco, capiamo che la realtà è molto complessa. Dove ci fermiamo? Pensate per esempio le trattative che si cerca di fare con la Palestina. Sono a un certo livello, ma tengono conto di tutte quelle che sono le esigenze, i problemi, eccetera, delle persone che poi vivono in quelle situazioni? Allora capite che definire il sistema è fondamentale, per cui cominciare a lavorarci per affrontare i problemi, è una scelta che ha implicazioni etiche, che dipende dalla nostra cultura,
e farla in un modo o nell'altro può significare molto, può significare successo o fallimento. Altra cosa importante è che in un sistema le cose non vanno avanti in maniera lineare. Io faccio qualcosa, ottengo un risultato. Qui sto citando Weimann, è uno dei maggiori esperti di terrorismo, si è occupato molto di Palestina, e lui ricorda alcune cose. Le misure repressive contro le popolazioni possono in certi casi avere aiutato a trovare, catturare o uccidere dei potenziali terroristi o dei terroristi, ma hanno anche portato ad alimentare ancora molto terrorismo in più. E ci sono alcuni studiosi che hanno fatto una ricerca statistica molto chiara, molto ben fatta anche direi, e proprio su questo Israele tende a usare i cosiddetti assassini mirati, cioè si individua un potenziale terrorista, un nemico, non si fa un processo perché non c'è tempo, si manda un drone oppure un elicottero, si manda un missile e lo si fa fuori. Ebbene, hanno fatto un'analisi statistica. Dopo ogni assassino mirato aumentava il numero dei tentativi di terrorismo, di fare azioni, cioè c'era una correlazione fortissima, mentre invece la stessa correlazione non c'era fra le catture di possibili terroristi, quando venivano catturati e messi in prigione, non c'era la stessa correlazione con gli assassini, con le azioni di terrorismo. Ecco, il problema è stare attenti che qualsiasi cosa noi facciamo può produrre degli effetti che vanno nella direzione opposta a quello che noi volevamo. Il sistema è complesso, non possiamo non tener conto. E questo lo si vede un po' da tutte le parti. Pensiamo per esempio a quello che è successo con la Libia. Si è pensato che noi interveniamo perché noi abbiamo gli aerei e possiamo bombardare. E quindi cambiamo il regime, abbiamo cambiato il regime e poi ci si è trovati con Al-Qaeda in Mali, che usava le armi libiche, con gente che veniva dalla Libia. Ecco. Allora, capire un po' il contesto e capire i meccanismi complessi che operano all'interno di una certa realtà aiutano, ci permettono non a risolvere i problemi. Guardate, i problemi sono difficilissimi da risolvere, perlomeno non fare errori, che è già qualcosa. E una cosa importante è questo: il sistema, avere un approccio sistemico permette in realtà di cogliere, di avere un rapporto diverso, e qui entra la relazione di nuovo in un'altra forma, la relazione fra me e la realtà, un rapporto diverso con la realtà, un rapporto più attento. Uno dei fondatori della della teoria generale dei sistemi, che è von Bertalanffy, lui scrive il suo libro intorno agli anni 50, ma in realtà era dal 30 che lavorava. Lui sostanzialmente, anche lui viene da una formazione tipo biologo sostanzialmente, e la sua preoccupazione è capire come gli organismi crescono, quindi parte dalla biologia, ma poi questo discorso si applica un po' da tutte le parti. E lui dice giustamente, stiamo attenti che tutti i costrutti scientifici sono modelli che rappresentano solo certi aspetti, certe prospettive della realtà. Ma ci sono tante altre prospettive, tanti modi di vedere che sono altrettanto validi e sono diversi, che nascono da formazioni, culture diverse, si parla del mito, della poesia, della filosofia, eccetera. Il problema vero, un modello diventa preoccupante e diventa pericoloso quando noi ci blocchiamo nell'idea che tutto il resto è sbagliato, nulla tranne quello, quello è il modello vero. Questo è l'errore più grosso che si possa fare. È una cosa interessante, questo c'è un articolo molto bellino di Vineis, che è un demografo, tra l'altro credo che sia di Luigi di Torino, che però sta in London School, Paolo, 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 sì. E veramente ha scritto delle cose splendide nel suo settore, ma che però si riportano direttamente. Il modello è una metafora, noi conosciamo attraverso metafora, e la metafora è qualcosa che un po' sfugge, ma il fatto che la metafora sfugga ci porta a cogliere che noi dobbiamo stare estremamente attenti,
che dovremmo essere dedicati nel rapporto con la realtà. Non possiamo avere un rapporto con la realtà in cui si pretende di conoscere, non solo essere dedicati, ma anche essere disposti a cambiare, a spostarsi un pochettino, vedere le cose da punti di vista diversi, cercare di capire meglio. E questo secondo me è molto importante e mi fa pensare, mi ha fatto pensare, devo dire che fare, preparare queste cose, è un po' confuso che vi sto dicendo, mi ha divertito anche, a il discorso di Levinas, l'uomo dell'altro. Cioè, alla base di tutto, ovviamente è un discorso soprattutto etico, è il rapporto con l'altro, è fondamentale, di nuovo entra la relazione. E lui dice giustamente, quando mi riferisco al volto, non intendo il colore degli occhi, la forma del naso, lo so delle labbra, eccetera. Questi sono i dati. Ma la vera natura, cioè il segreto sta altrove, nella domanda che mi rivolge, che può essere aiuto, richiesta di aiuto può essere minaccia. Cercate di capire cosa c'è dietro, cosa c'è dietro quel volto, che cosa vuole significare. Guardate che non è molto diverso dal perspettivismo, diciamo, perspectivism di von Bertalanffy. Tutte e due impongono, sono cose diverse, sto facendo un'analogia, intendiamoci, è un po' forzata se volete, però guardate che invece c'è molto. Tutte e due impongono un atteggiamento di attenzione e di rispetto, un atteggiamento di delicatezza. E visto che Roberto prima faceva appello al femminile che c'è in ciascuno di noi, un atteggiamento che c'è un tanto di femminile, più attenti, non tanto a scelerare, a conoscere, a dividere, eccetera, ma ad entrare in simpatia. Forse qui la parola più adatta è l'empatia, che è la parola chiave che si usa nella non violenza, nella pace. Il discorso dell'empatia. Empatia che non è un fatto sentimentale. Io soffro con te, cioè ci può essere anche questo, ma che è in gran parte cognitivo. Io accetto e riconosco che la tua prospettiva può essere una prospettiva che ha degli elementi che può insegnare qualcosa anche a me, che può essere interessante. Io mi metto anche dal tuo punto di vista. Ieri, discutendo con gli studenti, mi capitava di... ho dato una lettura, poi si discuteva su questa lettura, veniva riportata una frase di uno dei fondatori della teoria, diciamo, del pensiero critico dei sistemi, Churchman, che diceva, guardate, il nostro peggiore nemico, lui è davvero il nostro migliore amico, perché è lui che ci può fare un po' uscire dal chiuso delle nostre sicurezze, dalla fortezza in cui ci troviamo, è lui che ci può aiutare a far cambiare prospettiva. Questo vale sempre. E naturalmente per fare questo bisogna costruire relazione, perché se io mi chiudo, se io comincio a pensare come pensate al discorso di Bush, noi e loro, e allora a questo punto il mio peggior amico continua, il peggior nemico continua ad essere il peggior nemico, non c'è penso. E io vorrò solo distruggerlo sostanzialmente. E questo ha degli effetti poi, tutto questo nella realtà. Cioè, se noi vogliamo costruire la pace, beh, dobbiamo in realtà cominciare a capire un po', diciamo, a capire gli altri, a capire le esigenze, a capire quello che accade, il perché ci sono certi comportamenti, e dobbiamo stare attenti in qualche modo, ma dobbiamo anche stare attenti anche laddove apparentemente non c'entra niente. Ora faccio un esempio banale. Noi facciamo cooperazione internazionale, spesso in aree di conflitto. Capiamo quel conflitto, se non lo capiamo il rischio è che facciamo danni a noi. La cooperazione internazionale molto spesso fa danni perché si colloca in un contesto di cui alla fine fa parte, facendo parte lo modifica, ma senza capire bene le dinamiche che in quel contesto avvengono. Ma per capire bisogna innanzitutto, secondo me, avere un approccio sistemico, vedere la realtà della sua complessità e soprattutto cogliere l'importanza delle relazioni ed essere capaci di ascoltare. Ultima cosa che è abbastanza importante è anche lì le relazioni. In un discorso di pace positiva, noi parliamo di pace in tanti sensi, molto spesso facciamo riferimento al conflitto, alla violenza, eccetera. In realtà negli studi sulla pace si è andato anche sviluppando tutta un'analisi, ma pace che cosa significa davvero? Non è solo conflitto, non è solo non conflitto, a parte il fatto che il conflitto è positivo di per sé stesso, quindi non è solo modo con cui si affronta il conflitto, forse è qualche cosa di più.
E allora si è parlato molto di violenza, qualcuno ha parlato di violenza strutturale. Possiamo dire, concludendo, e la cosa è legata molto alla relazione, pace significa costruire un sistema di relazioni umane che faccia sì che ciascuno possa effettivamente sviluppare quella vita che lui ritiene importante e che ha motivo per ritenere importante, però, perché se no la cosa non funziona. Io non posso alzarmi e dire mi pare importante questo, devo essere in grado di giustificarlo e quindi giustificandolo di far vedere che c'è una sua in qualche modo universalità, quello che penso, vale anche per gli altri. E che non solo, e che permette a ciascuno anche di vivere appieno all'interno di una società, essendo una parte, contribuendo. Ora, noi viviamo in un mondo in cui un numero enorme di persone non sono in grado di partecipare alla vita della società, a volte per colpa loro, a volte perché non sono in grado, non gli si permette di, non vivono un insieme di relazioni che permette loro effettivamente di realizzarsi. E io qua in qualche modo in questo momento sto con parole diverse ripigliando il discorso delle freedom, delle capabilities di Sen, che secondo me è importantissimo, è proprio una delle chiavi per capire che cosa significa pace in positivo. È un discorso bellissimo, su cui però non c'è tempo perché 3 minuti fa mi sono detto che mi mancavano 3 minuti e quindi a questo punto chiudo. Scusate, è stato un pochettino veloce, ma in realtà sono tante le cose che vorrei dirvi, ma l'ho detto in maniera forse un po' confusa. Grazie comunque. Grazie Giorgio. Abbiamo una fase di dibattito finale, quindi eventuali domande verranno poi concentrate alla fine. Juan Carlos, se vuoi per cortesia introdurre Maria Rosaria Taddeo, grazie. Grazie Roberto, buon pomeriggio. Solo 2 parole per dirvi che cos'è il centro Nexa. Dicevo, buon pomeriggio, il centro Nexa su Internet e Società è un gruppo di ricerca qua del Dipartimento di Automatica e Informatica che ci ospita, che si è sviluppato prima informalmente e poi formalmente all'arco ormai di questi ultimi 10 anni. Io sono un ingegnere informatico e come tutti gli ingegneri informatici lottiamo con la tecnologia e comunque penso che mi sentirete perché la sala non è troppo grande. E questo gruppo ha messo insieme fin dall'inizio, quindi ormai dal luglio del 2003, prevalentemente ingegneri tecnici come me, giuristi ed economisti, e nel corso del tempo, prima informalmente, poi si è strutturato all'interno di questo dipartimento, è diventato un centro di ricerca, appunto il centro Nexa su Internet e Società, che si è occupato di questa trasformazione profonda provocata dalla tecnologia digitale, che ha un impatto molto vasto e sempre più eterogeneo sulla società. Ovviamente è un centro di ricerca di dimensioni comunque contenute come il nostro, non ci occupiamo di tutti i temi potenziali che ricadono sotto l'ombrello Internet e Società, perché in realtà ormai sta diventando un campo così ampio che si può pensare a centri molto più consistenti per affrontare quel tema. Ci occupiamo di alcuni dei temi. E da questo punto di vista, quindi, quando il collega Roberto Taddei mi ha avvicinato qualche mese fa proponendomi di fare un incontro sulla pace, oltre al piacere di fare qualcosa con un collega, c'era proprio lo specifico interesse di cogliere questa opportunità di affrontare un tema che come centro non avevamo mai affrontato, cioè il tema di cosa significa la guerra e la pace in ambito digitale. Se ne è parlato, se ne parla in realtà con crescente intensità in questi ultimi, direi, 4 anni. Abbiamo avuto Bruce Sterling che nel 2010 ci parlava della guerra nel cyberspazio, proprio qua al Politecnico, e quindi avevo colto l'opportunità di aggiungere a questa conversazione di questo pomeriggio il tema di cosa significa la pace in ambito digitale. Cosa significa? Perché in realtà non è ovvio. Noi ingegneri tendiamo a pensare che le cose che non ci riguardano sono tutte ovvie e semplici, ovviamente non lo sono affatto. E quindi abbiamo, con i nostri valenti contatti, in particolare Massimo Durante, che è il nostro fellow al Centro Nexa, abbiamo cercato di capire chi poteva occuparsi, grazie, chi poteva occuparsi di questo tema della cyberpace. E quindi con grande piacere che abbiamo contattato, ha avuto la disponibilità a venire qui dall'Inghilterra
la professoressa Maria Rosaria Taddeo, che adesso vi presento rapidamente, che nella sua presentazione ufficiale dice una cosa che potrebbe quasi essere una delle spiegazioni del perché il centro Nexa esiste, questo gruppo di persone lavora insieme. Cioè, in una delle sue presentazioni dice c'è l'idea ferma, l'idea solida, evidente, che il digitale, lei lo chiama ICT ancora, ma il digitale suscita una rivoluzione concettuale che sta cambiando l'ambiente, lo scenario morale nel quale interagiscono gli esseri umani. Ecco, anche noi lo crediamo che il digitale sia non soltanto un'altra tecnologia, non è come l'invenzione del telefono o della televisione, è qualcosa di più profondo e più pervasivo, e quindi sono molto interessato personalmente anche a sentire cosa Maria Rosaria Taddeo ci racconterà. Lasciate dire due parole sulla sua situazione attuale. Un research fellow in cyber security and ethics al Dipartimento di Studi Politici Internazionali dell'Università di Warwick e un research associate al centro Ueiro, giapponese Ueiro, di etica pratica all'Università di Oxford. Si è occupata nella sua attività di ricerca prevalentemente, spero di poterlo riassumere così, di computer ethics, quindi di etica applicata al computer nelle sue varie ramificazioni, e in particolare appunto di cyber warfare, quindi in realtà di guerra, di cyber guerra, e da quello che mi diceva nelle settimane che portavano oggi, sta iniziando a capire e esplorare anche l'aspetto appunto complementare di cosa significa la cyber peace, quindi la cyber pace, traducendolo in uno strano ibrido italo-inglese. Quindi con molto piacere che le do la parola. Vediamo se i filosofi fanno meglio che il computer. Grazie mille Juan Carlos, grazie per l'invito, veramente un piacere, un onore essere qui. Mi scuso perché mentre ripassavo la mia presentazione mi sono accorta che sembra una brutta parafrasi del titolo di Gabriel García Márquez, l'amore ai tempi del colera, la pace ai tempi della rivoluzione e riformazione, non ci ho pensato prima. Mentre mi preparavo come diceva Juan Carlos, io ho studiato molto la cyber guerra, la cyber pace è una cosa alla quale mi sto avvicinando in questi mesi, e l'invito è veramente stato molto tempestivo. Mi sono resa conto che, essendo un concetto molto complesso quello della cyber pace, uno lo può affrontare da diversi punti di vista. Allora ho pensato che, per fare chiarezza, per cominciare in un modo molto antipatico, io inizierò a dirvi le cose di cui non mi voglio occupare oggi con voi. Quindi potete guardare questa slide e poi dimenticarla, così non ci confondiamo. C'è un modo di considerare la cybersfera come uno strumento per raggiungere la pace, sia per il processo di peace building, quindi di arrivare alla pace, sia per peacekeeping, cioè mantenere la pace. È una domanda ed è un modo di affrontare questa questione. Diciamo che molti di quelli che si avvicinano alla cyber peace pensando che sia nient'altro che uno strumento per la pace, tendono a pensare alla rivoluzione dell'informazione, a internet, alla cybersfera, come a uno strumento che favorisce il dialogo, l'incontro. Il motto è che con internet sono nati dei network, sono nati dei punti di incontro dove prima c'erano dei muri, e quindi le persone possono parlare, incontrarsi, conoscere, capire le culture che magari possono essere state fino ad allora divise, e questo favorisce i processi di comprensione dell'altro e di pace allo stesso tempo. Una cosa molto interessante, ma non è quello di cui vi parlerò oggi. Un altro modo di considerare la pace e la cybersfera è quello di osservare, soffermarsi sull'idea che con la rivoluzione dell'informazione, con l'accesso all'informazione che abbiamo attraverso internet, si sia in grado di essere maggiormente a conoscenza dei processi storici e politici che sono caratteristici determinate situazioni, e una maggiore consapevolezza dovrebbe portare a processi sia culturali sia di comunicazione che mettono in fuga le possibilità di guerra. C'è quindi una maggiore trasparenza. Ci sono anche quelli che dicono, in realtà quanta più informazione circola, quanto più questa informazione circola in maniera orizzontale, non è filtrata, non è controllata, in realtà si corre anche il rischio di
essere esposti a forme di misinformazione o disinformazione, cioè contenuti semantici falsi. Non si sa quello, se quello che si, di cui si viene a conoscenza siano cose vere, cose utili, cose che a volte possono per esempio confliggere con processi diplomatici per mantenere la pace. Tutte queste questioni sono molto interessanti, ma non sono quello di cui ci occuperemo oggi, quindi possiamo un po' dimenticarcene. Invece, quando si parla, Juan Carlos prima menzionava la rivoluzione dell'informazione, il digitale, la ICT, sono tutte parole o frasi, espressioni che spesso sentiamo nei media o nei discorsi più o meno accademici, più o meno intellettuali. Sono discorsi che generano, e proprio perché il fenomeno è molto nuovo, una immagine complessa e a volte anche non troppo delineata. Sappiamo che ci sono i dati, che sono già qualcosa che ha acquisito importanza negli ultimi 15-20 anni. Prima i dati non sembravano essere una cosa rilevante per la nostra società. Per una persona come me, già un pochino più anziana di molte persone nel pubblico, la parola dati era legata a quella dell'auditel, della RAI e degli ascolti, non aveva tutta questa rilevanza che invece oggi è legata anche alla vita delle persone e alla nostra stessa identità. Così abbiamo i dati, abbiamo le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che pure sono importanti, e sappiamo che queste sono centrali nelle società nelle quali viviamo oggi e che dobbiamo, ci è stato detto che dobbiamo concentrarci su mantenere per esempio le strutture informazionali sicure per difendere da attacchi, da possibili conflitti, perché la sicurezza, la sicurezza delle reti garantisce anche per certi versi la sicurezza della nostra società. E quando si parla di sicurezza, poi ci viene anche detto che questa ha un aspetto di sorveglianza che quindi poi rimanda ai diritti personali come la privacy e l'anonimato, che sono spesso in conflitto con la necessità di mantenere la sicurezza. Pensate alle telecamere che sono presenti agli angoli di molte delle nostre strade, sono messe lì per sorvegliare e garantire la sicurezza, ma allo stesso tempo creano un conflitto sono in conflitto con il nostro diritto alla privacy o all'anonimato. Non è detto che ci faccia piacere sapere quali sono i nostri dove andiamo girovagando in città. E così questi sono tutti aspetti legati alla cosiddetta rivoluzione dell'informazione, come il digitale sta cambiando la realtà in cui viviamo, i modi in cui affrontiamo le nostre esperienze più comuni. Così tanto che definiamo le società contemporanee nelle quali viviamo come società dell'informazione, società in cui internet, le tecnologie della comunicazione e dell'informazione sono diventate un aspetto strutturale, un aspetto fondamentale, e che stanno piano piano ridefinendo il nostro modo di pensare anche al bene e al male, o ai principi con i quali valutiamo il bene e il male e cerchiamo di comportarci per evitare l'uno e servire l'altro. In questo contesto è cambiato anche un concetto fondamentale, che è quello di well-being, quello di benessere. Prima il professor Gallo citava Seneca, Probability Approach, che è un modo per definire quali sono le cose che ci fanno stare bene, quali sono le cose che dovrebbero esserci garantite per essere felici. Beh, questo è il well-being. E nell'epoca della rivoluzione dell'informazione il well-being può non essere più avere l'istruzione o le cure di cui possiamo necessitare, ma anche per esempio l'accesso a internet. In questo contesto rientra anche il concetto di pace. Come vedete è un'immagine molto complicata, e siccome sono un po' filosofo, a me piacciono le cose messe in ordine gerarchico, questa è ciclica e mi mette in una grandissima confusione proprio di angoscia. L'obiettivo è quello, durante questo talk, di cercare di capire il concetto di pace e definirlo, e sperare che così facendo questo delinei una sorta di filo rosso che ci permetta di mettere in ordine tutti questi altri aspetti, tutti questi altri fenomeni, se volete. E quindi quello che farò è cercare di discutere con voi che cosa sia la pace nella cybersfera. E siccome ancora sono filosofo e il mio maestro dice sempre che i filosofi prendono la rincorsa per saltare più in alto, noi prenderemo una grossa rincorsa. Quindi parleremo prima della società dell'informazione e di che cos'è la cybersfera, e poi un po' di che cos'è cyber warfare, cyber guerra e cyber pace, per concludere con una definizione di pace nella cybersfera e con le nostre conclusioni. Allora, la società dell'informazione, come ho già detto qualche più volte finora, e internet o la cybersfera stessa sono diventati una parte strutturale della realtà in cui viviamo e della vita in cui conduciamo. Non siamo più su internet come 10 o 15 anni fa attraverso un modem, e quando si era online non si poteva rispondere al telefono. Noi siamo su internet tutto il tempo, siamo nella cybersfera costantemente. Siamo qui oggi a sentire gli interventi, ma in realtà possiamo commentare su Facebook e Twitter, e quindi siamo presenti in due realtà, a parte la realtà stessa. E a me fa sempre molta impressione considerare questo grafico,
che, per quanto non aggiornato, mostra il numero di ore spese online tra il 2007 e il 2011. Ed è impressionante notare che in ottobre 2011 abbiamo raggiunto 35 miliardi di ore, sono tantissime, molte delle quali su Facebook. In realtà la cybersfera sta cambiando il modo in cui appunto viviamo in funzione delle nostre relazioni, sta cambiando il modo in cui percepiamo la realtà stessa. Tant'è vero che la stessa distinzione tra fisico e virtuale, tra mondo reale, come si diceva un tempo, e mondo astratto, mondo virtuale, sta quasi sparendo. Gli inglesi, che sono molto così bravi a trovare parole opportune, lo chiamano il blurring, cioè lo sfumarsi, lo svanire di quella linea che distingue il virtuale dal fisico, il tangibile dall'intangibile. Le due cose si stanno compenetrando sempre più. Sappiamo tutti che quello che succede online può avere conseguenze effettive nella realtà fisica di tutti i giorni e viceversa. Un fenomeno drammatico in questo senso è quello del cyberbullying, i ragazzini che online vengono molestati anche da coetanei e poi finiscono per commettere atti di violenza o di suicidio. Quindi c'è questo compenetrarsi delle due realtà che rende la cybersfera un aspetto importante della vita che viviamo oggi, non solo a livello individuale ma anche a livello sociale, nella misura in cui le nostre società dipendono, per aspetti molto seri come per l'economia, da quello che succede nella cybersfera. Obama, presidente americano, diceva quando ha detto il discorso per la seconda rielezione che la prosperità economica dell'America dipende dalla cybersicurezza, nella misura in cui la prosperità economica dell'America dipende dall'economia generata su internet. Questo è un aspetto importante perché nel momento in cui la cybersfera diventa una parte strutturale delle nostre società, diventa importantissimo poterne garantire la sicurezza, perché è un modo per rendere le nostre società più sicure. Se l'economia e la ricchezza della società dipende anche da internet, dobbiamo essere sicuri che internet non sia fragile per evitare che minacce che possono o pericoli che possono riguardare internet vengano a far vacillare il benessere delle società stesse. E questo assunto porta ad una conseguenza molto importante. Le autorità politiche sono coinvolte nei processi di gestione della cybersfera. 15 anni fa, tutto quello che era necessario per andare online ad essere sicuri era un buon antivirus. Oggi abbiamo organismi come l'NSA, governi preoccupati di garantire la sicurezza, di difenderci dai cyberattacchi, dai DDoS e tante di altre cose di cui potete aver sentito. La presenza di autorità politiche nell'ambito della cybersfera fa emergere una necessità ancora più profonda, quella di essere in grado di governare questa cybersfera, in modo che alla parte di sicurezza, alla parte di difesa, si accompagna una parte che privilegi o salvaguardi i diritti personali, come la privacy e la sicurezza. Si fanno il bilancio o il contrasto tra queste due parti, si fa molto appunto nel contesto digitale. Questi sono due grafici molto semplici che illustrano come negli ultimi 10 anni le autorità politiche siano state molto più coinvolte nella gestione della cybersfera di quanto non fosse prima. Questi sono il numero delle cyber lobby in US, fino al 2009 erano 98, nel 2012 sono diventate 513. E l'altro è un grafico molto banale che dimostra come il Senato americano negli ultimi 20 anni abbia varato un numero di leggi relative alla sicurezza delle comunicazioni che è superiore a quello che hanno varato da quando i telefoni sono diventati di uso comune fino al 2001, cioè in un secolo in cui ci sono state due guerre mondiali, la guerra fredda e una serie di altre guerre. Quindi c'è una presenza sempre più ingerente, diciamo, delle autorità politiche nella gestione della cybersfera. Ora, finora l'interesse, l'attenzione è stata sulla sicurezza, proteggerci dalle minacce, proteggerci dal terrorismo, proteggerci dagli attivisti o da qualsiasi altra forma di crimine. Una parte che è stata sostanzialmente sopravvalutata o anche sottovalutata, a seconda, è quella dei diritti e di come in realtà la cybersfera possa essere usata per migliorare la nostra vita, per farci raggiungere il well-being, per farci persone più felici. E di questa parte ci occuperemo di nuovo verso la fine della presentazione, perché vedremo che in realtà la cyber peace dovrebbe essere considerata come un elemento propedeutico a raggiungere questo well-being, qualcosa che ci permette di gestire la cybersfera in modo che ci renda più felici, che contribuisca a renderci più felici. Prima di arrivare a questo punto vorrei introdurre una piccola distinzione per evitare confusioni
filosofia sono sempre dentro l'angolo. C'è una distinzione, per questo talk si basa sulla distinzione tra internet, cybersfera e infosfera. Allora, per internet io intendo la parte delle infrastrutture tecnologiche, i cavi, i nodi, le macchine, i computer, la parte fisica. La cybersfera invece è una parte completamente astratta, una parte completamente virtuale, ed è il flusso dei dati che si genera attraverso quelle macchine, ma non è quelle macchine, sono due cose diverse. Una parte fisica, concreta, l'altra parte completamente astratta. L'ultimo, l'infosfera, è un concetto filosofico che è molto interessante. Prima abbiamo visto nella presentazione del professor Gallo che Levinas diceva che anche una sedia può essere descritta come un insieme di dati. Ecco, la cybersfera è un termine che descrive l'universo intero, non solo internet, non solo la parte virtuale, ma l'intero universo, da un punto di vista che privilegia i dati. Descrive tutto l'universo come se fossero dati, con questo taglio trasversale. È un concetto filosofico. E nel resto di questo talk, sempre per essere molto antipatici, non ci occuperemo né di internet e né dell'infosfera. Il focus è la cybersfera, la parte espressamente virtuale, la parte espressamente astratta. Ecco, allora, per poter capire cos'è la cyberpace, la prima questione che bisogna affrontare è che cosa sia la cybersfera, che ha una natura informazionale e prospera col crescere dei processi di creazione e comunicazione dei dati. I processi di comunicazione e creazione dei dati, che vedremo in un momento, sono relazioni. Sono processi relazionali, e quindi rientriamo nel tema del workshop. Quando si parla di cybersfera, avrete notato anche voi che si tende a usare un'analogia, per cui la cybersfera è come un ambiente. E come un ambiente la cybersfera ha risorse, relazioni, e può essere inquinata o degradata a seconda del uso che se ne fa. Ora, l'analogia non è solo utile in questo caso a darci un'immagine della cybersfera, ma rivela forse una natura o un aspetto caratteristico di questo di questa porzione di ambiente, di questo dominio. Quando si fa l'analogia tra cybersfera e ambiente, si allude al fatto che la cybersfera è un bene comune. In inglese lo chiamano common. Ora, il bene comune, il common, è una definizione un po' tecnica che è stata introdotta o analizzata particolarmente bene da un economista, Arden, alla fine degli anni 70. E l'esempio che lui fa è quello di un terreno dedicato alla pastorizia nel Medioevo, che non era proprietà di nessuno e che tutti quindi potevano usare, e non essendo proprietà di nessuno non c'è nessuno che ne regolamentasse l'uso. Allora, vedremo che questa è una componente che genera elementi tragici, come li chiamava Arden stesso. Ma per ora cerchiamo di capire se la cybersfera è un elemento comune, cioè se è qualcosa come l'Antartica, qualcosa che appartiene a tutti, che tutti hanno il diritto di usare. No, ci sono due elementi, abbiamo visto prima, che la cybersfera contiene o si compone di un flusso di dati che però è generato da macchine, da cavi, da nodi che sono fisici. Ora, la parte di internet, la parte fisica, non è una parte comune, è proprietà degli internet service provider, di company, e non si può definire come una parte comune, non abbiamo diritto ad utilizzare le macchine che sono proprietà private. Allo stesso tempo però la cybersfera si compone di dati che sono creati, sono circolati, sono comunicati dagli utenti o dagli agenti che sono nella stessa area. Quindi sembra che la cybersfera sia superiore alla somma delle sue parti tecnologiche. C'è qualcosa di più dei computer, delle reti o dei nodi. C'è la parte dei dati, e tutti dovrebbero, siccome li creano, tutti dovrebbero avere l'accesso, il diritto di accesso ai dati in quanto parte comune. Quindi alla risposta se la cybersfera sia o meno un bene comune, uno può rispondere, in inglese lo chiamano wishy-washy, non prendere proprio tanto bene una posizione, è uno pseudo-common, è quasi una cosa comune, è una cosa che è comune ma non è comune. Sicuramente la parte astratta, la cybersfera, in quanto cosa virtuale, è un bene comune, qualcosa che forse in 10 anni possiamo considerare parte dell'eredità culturale del genere umano. Perché questo è importante? Perché come bene comune la cybersfera richiede di essere governate, guidate o gestite in maniera tale da favorire il benessere degli agenti che vi partecipano. Ho detto agenti, non ho detto esseri umani, perché volutamente mi riferisco tanto agli esseri umani quanto alle macchine che partecipano alle attività della cybersfera. Ora, nella gestione della cybersfera bisogna stare attenti ad evitare le tragedie. Si chiamano proprio così, le tragedie dei comuni. I beni comuni, proprio perché
perché sono comuni e non sono di proprietà di nessuno, e quindi l'uso non è regolato da nessuno, hanno insite in sé la possibilità di essere degradati e depauperati delle loro risorse se sono usate da agenti razionali che pensano solo al proprio interesse. Ritornando all'esempio del terreno dedicato alla pastorizia, se tutti i pastori pensano solo al proprio interesse e iniziano a portare a pascolare quanti più bovini possibili, prima o poi il terreno verrà a diventare arido e non potrà essere usato più. Quindi c'è bisogno di considerare come governare, come gestire l'uso di questa risorsa perché continui a essere fertile il terreno o prospera la serrasferma. Quindi quando si parla di comune abbiamo una sorta di spettro e si va dalla tragedia dell'anti-common, che è la tragedia delle cose, delle proprietà private, per cui se c'è una risorsa che è proprietà di diversi attori e gli attori non si mettono d'accordo su come usarla, la risorsa finirà per essere ipofruita. Scienziati che lavorano per esempio sui dati sull'attenzione, gli scienziati che lavorano sui dati o che hanno dati riguardanti l'Alzheimer, sono dati che sono proprietà di due diversi laboratori. Se i due laboratori non si organizzano, la stessa risorsa, i dati dell'uno e dell'altro, non saranno usati appieno. Allo stesso modo, per quanto riguarda invece le risorse comuni che non sono proprietà di nessuno, la risorsa sarà iperfruita e quindi degenerata e degradata se gli utenti agiscono solo pensando all'interesse immediato e personale. Perché questo è importante? Beh, è importante perché per quanto riguarda la cybersfera c'è un dibattito abbastanza forte in questo periodo che concerne l'accesso. Pensate a questo, al cyber common e all'idea che se tutti accedono alla cybersfera finiranno per degradarla o per esaurire tutte le riforme, le risorse computazionali. Ancora una volta, questo non è il problema principale, perché se definiamo la cybersfera come un pseudo common, in realtà finiamo per metterci in una zona media, in questo spettro tra le proprietà private e le proprietà comuni. E il problema da affrontare non è tanto a quante persone diamo l'accesso a una cybersfera, ma è come gestiamo la cybersfera in modo che questa possa essere funzionale al benessere individuale, collettivo e dell'ambiente stesso. Per ambiente intendo ambiente virtuale, non ambiente in termini di foreste e quant'altro. Ecco, l'obiettivo dell'analisi della cyberpace è quello di capire come gestire la cybersfera in quanto pseudo common perché possa essere uno strumento per il benessere degli individui. Questa era la nostra rincorsa, abbiamo visto la società dell'informazione, abbiamo cercato di capire che cosa fosse la cybersfera e rimane ad analizzare brevemente un po' cos'è la cyber warfare e la cybersfera e definire il concetto di pace nell'ambito della cybersfera. Allora, come diceva Juan Carlos, io mi sono occupata per molto tempo di guerra, quindi ho delle idee un po' forse categoriche, però quando si parla di guerra e di pace, in un certo senso i due concetti sembrano essere complementari piuttosto che in contraddizione, nel senso che proprio come gli angoli in geometria, no? Lo spazio che non occupa uno lo occupa l'altro, così per il concetto di guerra e pace. Abbiamo da una parte violenza, distruzione, morte e dall'altra crescita, armonia e benessere. Ma questa coppia si mantiene anche nell'ambito della cyber warfare. E la cyber warfare, che è tanto popolare, è un tipo di guerra che però è molto peculiare, è molto diversa dalla guerra fisica che noi conosciamo, perché per quanto potenzialmente pericolosa, per quanto potenzialmente in grado di colpire esseri umani e palazzi o oggetti fisici, è una guerra che si combatte esclusivamente, per lo più, nell'ambito digitale, nell'ambito virtuale, e riguarda la degenerazione, la distruzione di insieme di dati o volte di infrastrutture. È un tipo di guerra che alcune persone definiscono come trasversale, perché ha il potenziale di colpire, di fare danni nel mondo fisico, ma in realtà appartiene di più alla parte digitale, alla parte astratta. No, sono sicura che il concetto di guerra giusta o l'idea di guerra giusta, così come ci è stata insegnata da Gronzo, da Tommaso d'Aquino, da Cicerone, è comune a molti voi. La teoria della guerra giusta è una teoria che descrive quali sono le condizioni perché la pace possa essere rotta e come la guerra debba essere condotta perché sia giustificata moralmente.
i principi della guerra giusta possono essere applicati anche al caso della cyber warfare, della guerra digitale. Sono principi che ci indicano quando la guerra deve essere combattuta. Può essere combattuta solo contro entità che degradano la cybersfera, quindi virus o agenti che lanciano attacchi su internet. Ci indicano che la guerra digitale può essere combattuta solo per preservare lo status quo. Una guerra è giusta nell'ambito digitale solo se essa è combattuta per eliminare le azioni di disturbo che un agente o un individuo sta compiendo, ma non può essere combattuta per migliorare il benessere della cybersfera, non può essere combattuta per migliorare la situazione della cybersfera. Per citare di nuovo Bush, la cyberguerra non può essere combattuta per esportare la democrazia. Non ci sono guerre che sono giuste nella misura in cui sono combattute per migliorare lo status quo, ma solo per mantenere lo status quo. La domanda che sorge allora è come e quando ci si debba concentrare su strategie che siano proattivamente tese a migliorare lo stato della cybersfera. Ecco, l'idea è che la pianificazione, la messa in atto di strategie proattive per favorire lo sviluppo della cybersfera pertenga, ossia compito che deve essere eseguito durante il tempo di pace, non in tempo di guerra. E questo delimita un po' lo spazio della nostra analisi. Ecco, adesso siamo qui pronti a capire che cosa sia la pace nell'ambito digitale. Come si è detto, in tempo di pace noi dovremmo occuparci di capire come sfavorire lo sviluppo e supportare lo sviluppo della cybersfera. E ricordate la rincorsa che abbiamo preso prima. Abbiamo detto che la cybersfera, in quanto pseudo common, è l'insieme di flussi di dati o di informazione e che resta e fiorisce o prospera in base a relazioni di comunicazione. Le relazioni di comunicazione sono l'elemento essenziale della cybersfera. Tolte quelle, finisce la cybersfera. Prima il professor Tadei ci ha mostrato lo schemino originale di internet. Beh, tutte quelle frecce sono tutte frecce di relazione di comunicazione. E allora, in quanto cyber common, sappiamo che la tragedia, cioè l'uso o il cattivo uso della cybersfera che porta al degrado e alla distruzione, può essere evitato solo nella misura in cui le relazioni che costituiscono la cybersfera sono salvaguardate e promosse. E siccome sono un po' filosofa e mi piacciono i giochi di parole, una delle conclusioni alle quali si arriva è che non è tanto la pace a essere il risultato di una relazione, la cybersfera, ma sono le relazioni a essere un risultato della pace. È nel tempo di pace che le relazioni sono sviluppate, mantenute e promosse. È nel tempo di pace che le relazioni che costituiscono la cybersfera fioriscono. E ancora un po', c'è una bellissima frase che Spinoza usa per riassumere i compiti di uno Stato o di un'autorità politica nella società. È quella di garantire pace, vita e sicurezza. Lui ci mette la virgola perché vuole indicare che queste sono tre cose che devono essere garantite, tre cose che devono essere ottenute dall'autorità politica. Con un piccolo cambiamento, pace, due punti, vita e sicurezza, si riassume tutto il senso di questa presentazione. La pace è ciò dalla quale origina la vita, ma in senso molto più, meno forse biologico, ma diciamo l'esistenza, il fiorire delle entità informazionali e la loro sicurezza. È dalla pace che scaturiscono queste due caratteristiche, questi due aspetti. E quindi se dovessimo definire la pace nell'ambito della cybersfera, si può dire che questo è il prosperare armonioso di relazioni di comunicazione che non confliggono con il benessere della cybersfera o quello collettivo. Non tutte le relazioni di comunicazione sono relazioni che supportano il benessere della cybersfera. Facendo un esempio molto banale, una persona che ha intenzioni maliziose o intenzioni sospettose che comunica nella cybersfera non sta supportando la pace, perché è una relazione quella che confligge col benessere della cybersfera e col benessere collettivo. E quindi per concludere, se noi partiamo o se assumiamo questa idea della pace come quello che supporta le relazioni che sono poi alla base della cybersfera, beh, la pace può essere un ideale normativo, cioè può mostrare la strada a quelle che sono le prassi di governance o di gestione della cybersfera. Se vi ricordate all'inizio abbiamo detto, beh,
quanto più le autorità politiche sono presenti nella gestione della cybersfera, tanto più si pone il problema di capire come bilanciare sicurezza e diritti e come gestire la cybersfera e da un punto di vista anche normativo. Beh, mettere la pace a fondamento o all'apice di questa di questi processi di gestione ci crea una sorta di percorso o indica la strada da seguire. E quindi, ritornando alla nostra immagine principale, se possiamo finalmente fare un po' di ordine, se mettiamo in pace all'apice della piramide, possiamo considerare i dati e le tecnologie della comunicazione dell'informazione e la rivoluzione dell'informazione come la base, il substrato sul quale agiamo, e le società dell'informazione con i diritti e con la sicurezza come l'elemento che vogliamo gestire e governare, e la gestione e il governare di questi elementi è inteso per favorire il well-being, e l'etica ha un ruolo di mediazione perché incanala i principi morali per la gestione della società guardando alla pace come l'archetipo normativo. Credo di aver esaurito tutti i miei 30 minuti, quindi salterò le conclusioni e vi ringrazio.